Buongiorno, noi oggi siamo proprio qui davanti al Tribunale del Riesame di Bologna dove in questo momento si starà per discutere il destino di Chiara Petrolini, la sua posizione dopo che la Procura di Parma ha chiesto ai PM la custodia cautelare in carcere per Chiara Petrolini che ha accuse pesantissime a suo carico, omicidio volontario e soppressione e occultamento di cadavere per quanto riguarda i suoi due piccoli nati a maggio del 2023 e il 7 agosto del 2024 e ritrovati per puro caso purtroppo dal loro cane mentre era in giardino proprio alla loro casa di famiglia a Vignale di Traversetolo. Poco fa qui è entrato il legale di Chiara Petrolini, Nicola Tria, che non ha rilasciato nessuna dichiarazione ma ha risposto semplicemente a noi giornalisti con un laconico a dopo. Chiaramente i punti di forza della Procura sono due, in primis ai domiciliari. Chiara è ai domiciliari dal 19 settembre e chi la dovrebbe controllare? La deve controllare proprio coloro i quali in questi anni non si sono accorti di nulla. E in secondo luogo, comunque, era già stata messa nero su bianco anche dal GIP, dal giudice per le indagini preliminari, la pericolosità della ragazza che potrebbe reiterare il reato. Questi quindi i due punti su cui punta la Procura per capire se oggi il Tribunale si allineerà su questa posizione e quindi vedremo cosa deciderà l'Aula. Ecco, vediamo tanta attenzione mediatica su questo caso, Marika, dicevo prima, no? Tanta TV, tanta stampa, perché Sì, certo. veramente forse in tanti casi di cronaca, no? Che noi abbiamo raccontato, trovarci davanti a questa situazione, a quello che poi hanno scoperto gli inquirenti, è stato, insomma, per tutti quanti noi Certo. sconvolgente. Come ha scritto anche il giudice appunto delle indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato la ragazza agli arresti domiciliari, ha dimostrato Chiara disprezzo per la vita, cito testuali parole. Ha parlato anche il giudice di leggerezza, di cinismo, ha trattato queste due morti come degli intoppi, degli ostacoli al vivere la sua vita quotidiana, la sua quotidianità e le sue minuzie, si legge nelle carte. Pensate che il 9 agosto, appunto, dopo aver partorito e seppellito il proprio bambino, il secondogenito, la ragazza è andata dall'estetista, ha condotto una vita normale tra gli amici, ha fatto anche un aperitivo e alla domanda, ma come mai, come avesse potuto fare questo, lei ha risposto, mi sentivo bene, come se appunto tutto questo fosse soltanto un ostacolo, un impedimento a vivere la sua vita con leggerezza. Mi sentivo bene, sono state queste le uniche parole che ha detto. In tre occasioni si è trincerata dietro un muro di silenzio, non ha risposto alle domande. Il suo difensore chiaramente ha semplicemente dichiarato che si tratta di una strategia, è prettamente una scelta tecnica e che Chiara ha rilasciato altre dichiarazioni e anche spontanee e che hanno aiutato ovviamente allo svolgersi delle indagini. Indagini che lo ricordiamo sono ancora in corso, soprattutto per capire se è stata aiutata da qualcuno, la famiglia pare estranea ai fatti, ma magari avendo lei avuto anche un'amica ostetrica, forse involontariamente questa amica potrebbe averle dato delle informazioni. Noi ricordiamo anche che secondo delle prime analisi telefoniche sono state trovate sul suo cellulare anche delle ricerche come partorire il secondo figlio. Quindi le si contesta anche, la Procura le contesta anche una premeditazione in quanto è accaduto. Beh, è una premeditazione per forza che viene contestata, no? Poi che cosa rischia questa ragazza? Adesso ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Intanto la nostra Carla Lombardi ha incontrato la catechista di Chiara, anche lei incredula e sconvolta, cioè le persone che la conoscono dicono: non è possibile una cosa del genere, come è potuta succedere? Sentite.
Era una ragazza brava, un riferimento, carina, dolce e mi ha aiutato tanto con i ragazzi. Avevo detto anche al sacerdote che poteva fare un cammino individuale anche nell'ambito del catechismo. Così il sacerdote ha fatto, Don Giancarlo, e le ha affidato una classe. Per tanti anni, poi io mi sono tolta circa 8 anni fa, quindi il prosecco non lo so, però so che frequentava, ha sempre frequentato e i bambini l'hanno sempre amata, anche le mie nipoti in particolare continuavano a scriverle tante volte, stavano bene con lei e questa è la testimonianza anche di tutto il paese, quindi io non riesco a capire cosa possa essere successo. Io le ho scritto nel 2021, ricordo, sono andata a vederlo, devi essere, cerca nella tua vita di essere una luce, perché abbiamo tutti bisogno di verità e di luce. Nella tua vita cerca di avere questo obiettivo, perché lei mi ispirava a questo. Quindi io la descrivo così, come una ragazza normalissima, una ragazza che voleva fare un percorso di vita sereno e pronto ad aiutare chi avesse bisogno, come nel caso anche noi della parrocchia. Ci ha detto che le è sempre sembrata una ragazza vera, sincera, sì. Vera. Sì, mi è sempre sembrato vero tutto quello che faceva, anche perché io penso che i bambini siano persone che capiscono molto più degli adulti e stando bene con lei significa che loro percepivano la sua verità. Allora, continuiamo a sentire le parole di questa donna, dice non voglio lasciarla sola, spero di poterla andare a trovare quando posso, ma oggi capiremo se poi Chiara entrerà in carcere o meno. Tutta la comunità è sconvolta, chiaramente, tra i vicini di casa, ma i familiari stessi e le sue amiche, le persone che le hanno sempre voluto bene, non comprendono davvero e si chiedono, ma io avrei potuto fare qualcosa? No, perché lei di fatto non parlava con nessuno. Ascoltate. Cosa può essere successo secondo lei? Non riesco a darmi risposta, benché mi interroghi sempre, sia io e chiedo anche a chi ne può sapere più di me. Non so, non riesco a capire. Ho pensato che il diavolo lavora molto, scusate, io lo penso. Il diavolo ha lavorato molto e non sempre il diavolo si serve di tutti. Ecco, e quindi io dico il diavolo, uno non ci crede, può essere anche il male. Il male ci sovrasta, il male c'è e colpisce. Una famiglia, diciamo, tranquilla, normale, senza problematiche. È una famiglia tranquilla, con delle buone relazioni. Quindi io penso davvero che, io penso a quello, che tutti possiamo impazzire, possiamo avere un blackout, possiamo avere qualcosa. Non lo so, ma non riesco nemmeno a capire la ripetizione di questo gesto. È questo che io dico, come mai, non lo so. Per questo parlo di un qualcosa che va oltre tutto. Chiara, ho detto subito a Don Giancarlo che appena possibile ti vengo a trovare. Se tu vuoi. E se io potrò. Lei ha detto di avere fatto tutto questo per paura del giudizio degli altri. Tutti abbiamo paura del giudizio degli altri. Beati chi non lo, chi è immune da questo sentimento, perché anche noi vecchi, anche i ragazzi, siamo un po' prigionieri di un'immagine, di una facciata. Quindi può essere. Può essere stata anche fragile, può aver avuto il suo mondo interiore, non era estroversa al massimo. Può aver avuto il suo mondo interiore che non voleva rivelare a nessuno. Continueremo a sentire i discorsi di questa donna, perché dice mi è difficile pensare che abbia fatto tutto da sola. Effettivamente anche noi pensiamo che non possa aver fatto tutto da sola, Marica, però di fatto è questo per ora, non è emerso nessun altro elemento. Marica.
Di fatto sì, Chiara avrebbe fatto tutto da sola. All'oscuro erano i suoi genitori, all'oscuro delle gravidanze era addirittura il fidanzato, che anzi ha detto: se io avessi saputo mi sarei preso cura di quel bambino, lo avrei voluto, lo avrei amato, dell'ultimo ma anche del precedente, avrei voluto dargli dei nomi. Quindi all'oscuro di tutti, dalle amiche, dai genitori, dalle persone che lei frequentava, ricordiamo che lei faceva anche la babysitter, era una babysitter molto apprezzata, molti genitori a cui hanno affidato i figli parlavano di Chiara come una ragazza carina, dolce, sempre attenta, premurosa, un'apparenza che ha tenuto a portare avanti, perché come scrive il GIP niente poteva ostacolare la sua quotidianità. Quindi questi figli erano un malessere per lei, un malessere che accantonava a parte, che poteva mettere da parte con questa procedura, senza alcuna remora, viene scritto nell'ordinanza di custodia cautelare, senza nessuna remora, ed è per questo, è su questo che punterà la procura di Parma, perché chiaramente il pericolo è che ci possa essere la reiterazione del reato. Ecco, quello che potrà succedere oggi noi lo seguiremo, ma sicuramente la strada sarà in salita, perché qualora il tribunale decidesse di allinearsi sulla posizione della procura e quindi concedere la custodia cautelare in carcere, l'avvocato difensore Nicola Tria potrebbe ricorrere in Cassazione e quindi ci sarebbero ulteriori passaggi. Non è assolutamente detto che Chiara possa andare dietro le sbarre nell'immediato. Quello che si suppone inoltre è che qualora il tribunale appunto concedesse questa misura detentiva, Chiara almeno inizialmente con tutta probabilità verrebbe condotta in un reparto separato dalle altre detenute per la sua incolumità. Ci siamo chiesti più volte come mai il GIP, nonostante avesse rilevato appunto la sua pericolosità, non abbia poi concesso questa misura detentiva. Forse la si è voluta proteggere, perché appunto proteggere anche da se stessa, perché la personalità fragile e chiara di Chiara è assolutamente al vaglio degli inquirenti, perché tutto questo non è normale, non è assolutamente accettabile, e sicuramente la sua personalità ora è sotto la lente dell'ingrandimento degli inquirenti e di tutti coloro che si devono occupare e scandagliare la vita privata e personale e intima di questa ragazza di 22 anni. Allora, Marika, io ti ringrazio. Intanto fra un po' racconteremo come stanno andando le cose. Dicevo prima, quanto può rischiare con il carcere questa ragazza? Dipende, Leonora, perché se viene sentenziata per infanticidio, cioè nel senso la morte del bambino immediatamente dopo la nascita, che mi sembra il caso del genere, allora la pena è piuttosto lieve, mi pare fino a 6 anni addirittura. Se invece è l'omicidio volontario premeditato, rischia l'ergastolo. La procura sta puntando soprattutto sul secondo bambino, perché del primo non abbiamo certezza delle cause della morte, quindi sarà difficile attribuire l'omicidio. Certo. Lei dice è morto subito. Quindi. Però io vedo più l'infanticidio, a questo punto sarebbe una pena piuttosto lieve. Fammi aggiungere una cosa al volo. Carcerazione preventiva vuol dire pericolo di fuga, pericolosità sociale, reiterazione del reato. Ma come fa una che sta agli arresti domiciliari con i genitori a rimanere incinta? Io non lo riesco a capire. Cioè, no, mi sembra una cosa punitiva. La procura essere incinta per... No, la procura quando pensa alla reiterazione del reato non pensa allo stesso reato, pensa che lei possa commettere un reato simile per motivi futili, perché diciamo la verità... Ma non giustificherebbe la carcerazione preventiva, però la reiterazione la intendono, certo, in questo senso, perché chiaramente lei agli arresti domiciliari non può rimanere incinta, diciamo, quindi non può reiterare lo stesso reato. È un caso molto particolare questo, perché in questo caso è molto difficile la valutazione rispetto anche alla sua integrità, se sia meglio, certo, per questa ragazza stare a casa oppure stare in carcere, perché proprio per gli elementi che abbiamo adesso, no, sul fatto che lei sia stata da sola, non sia stata da sola, se sia stato il contesto ad averla spinta, sono tutte ipotesi ovviamente, ancora che al vaglio della procura,
ma è una valutazione estremamente difficile e complessa anche per la sua integrità e per arrivare poi alla verità. Cos'è meglio, che lei stia a casa o che stia in una struttura isolata, magari protetta con degli psicologi che possano aiutarla a capire? Questa forse è su questo forse che la valutazione, più che sul tema effettivamente della, dei tre elementi, no, che sono necessari. Poi sulle giorni che uno passa in carcere, poi ne riparliamo un'altra volta. No, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo.